E grazie a Alessandro Panuzzo, noi lo dicevamo in apertura, 8 marzo parliamo adesso di donne e lavoro, lo facciamo con l'ANMIL, l'Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro, lo facciamo con la nostra ospite che è la moderatrice di un'iniziativa che si terrà questa mattina, organizzata appunto dall'ANMIL e dall'INAIL Basilicata, la consulente legale Maria Luigia Tritti. Allora, benvenuta. Buongiorno a tutti e allora, grazie per avermi ricevuta nel vostro studio. Allora, negli ultimi rapporti, in particolare anche quello che presenterete questa mattina, si parla di una diminuzione degli infortuni sul lavoro per le donne. Ecco, una diminuzione che deriva anche dal fatto che le donne forse lavorano meno degli uomini. Indubbiamente la diminuzione è stato rilevato appunto una diminuzione di incidenza degli infortuni sul lavoro può essere imputabile a varie motivazioni. Se parliamo di un gender gap tra uomo e donna, sicuramente le donne lavorano molto meno degli uomini. Abbiamo un'occupazione, un tasso di occupazione pari nel primo trimestre del 2023 al 52,2%, che addirittura si è raddoppiato rispetto agli anni 70. Chiaramente la riduzione della possibilità per le donne di svolgere un'attività lavorativa incide ovviamente sugli infortuni sul lavoro. Quindi le occasioni di infortunarsi sono di meno, le occasioni di ammalarsi sono di inferiori. Ecco la differenza tra infortuni degli uomini ed infortuni delle donne. Ecco, c'è un altro aspetto da sottolineare quando si parla di disparità di genere da un punto di vista lavorativo, che è anche quello legato all'impatto dell'infortunio sulla vita personale della donna. In che modo? La donna svolge il suo ruolo di lavoratrice, madre, moglie, figlia, è il perno fondamentale su cui ruotano le famiglie. Questo non dobbiamo nasconderlo, anche se sono passati diversi anni, c'è un'emancipazione maggiore rispetto agli anni 70, però la situazione è sostanzialmente quella, per cui l'incidenza di un infortunio, di una malattia professionale su una donna rispetto ad un uomo è senz'altro diversa e si propaga sul tutto il nucleo familiare, indubbiamente, determinando conseguenze che vanno al di là della conseguenza, diciamo, fisica che incide sul soggetto. Che appunto... Ecco, appunto, se poi dall'infortunio ne deriva una disabilità, ecco che allora la situazione spesso diventa drammatica. Certo, diventa drammatica per l'impatto che la disabilità ha proprio nell'ambito del nucleo familiare ed anche purtroppo quello lavorativo. Gli infortuni delle donne si hanno in determinati settori, ad esempio come quello agricolo. Come consulenti legali vediamo ogni giorno lavoratrici che si ammalano di malattie professionali ma anche subiscono infortuni in agricoltura. Ebbene, quello è un contesto in cui la capacità lavorativa si riduce tale da non essere sufficientemente spendibile in quel contesto lavorativo. E quindi si comprende come l'evento infortunistico possa avere delle conseguenze devastanti, non soltanto dal punto di vista della fisicità del soggetto, ma anche di tutto il suo contesto sociale e familiare in cui opera. E noi ringraziamo Maria Luigia Tritti, consulente legale dell'ANMIL. Vi ricordiamo l'appuntamento di questa mattina in regione con l'evento organizzato da ANMIL e INAIL Basilicata.